Vangelo invece ci parla di ben altro, ci dice che è venuto a rendere possibile che l'ultima parola sull'umanità e sulla nostra vita non sia la morte, di cui tutti abbiamo paura, che condiziona le nostre scelte e si vive per paura della morte e si ignora questo fatto inventandoci dei palliativi, delle prove, come qualcuno diceva, che possono essere di ogni genere. Per quel punto non è adesso capire se Gesù è quello della sindrome. Il punto reale che si parte è gli indizi, in molte materie tre indizi fanno una prova. Qui 3 miliardi di indizi non fanno nessuna prova. Non si usano gli stessi riparti. Ad ogni modo, supponiamo che la sindrome fosse un falso. Non dipende la fede cristiana dalla sindrome. Questo non l'ha detto nessuno quasi. No, io lo sto dicendo io, non perché qualcuno lo debba dire o smentire. Voglio dire che dipende dal fatto se il Signore veramente, quest'uomo che è morto, è risorto. Cioè, che vuol dire che oggi è vivo e può agire, può raggiungere ciascuno di noi. Non capisco, prima di rispondere, veramente anche una risposta brevissima, non più di 6 ore. Presidente, scusate, io di questa università ringrazio la tabella dei relatori, questa splendida conferenza. La mia è un'umile osservazione. Volevo fare una domanda al professore che riguarda il discorso della fisica che è stata fatta. Ho letto di un discorso di un terremoto di magnitudo 8.3, avrebbe causato un'onda di energia, ma tutte. Ma quello che vorrei sottolineare, non ho esperienza, io sono biologo, non ho esperienza biologica perché non sono sacerdote, però mi ha colpito da poco una frase, dice l'importante quando uno corre non è quello che trovi al fine della corsa, ma quello che trovi durante la corsa. E secondo me questa conferenza, insieme a tante altre, che è proprio un connubio tra fede e scienza, è proprio quello l'importante, è quello che troviamo mentre stiamo correndo. Poi dopo, questo binario parallelo tra scienza e fede, non so, forse ci sarà la risposta, forse non ci sarà, ma l'emozione che troviamo mentre corriamo non ce la penso. Allora scusate, la diapositiva numero 20, padre, leggeva così: per la forza di questo onore dell'Eterno Dio, l'ultima parola è quella della vita, e la risurrezione di Cristo come vittoria e distruzione sulla morte. Questa è la risposta di senso che ci propone il Vangelo, dietro all'annunzio, così radicale che se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Esattamente quello che diceva lei, probabilmente nella corsa teniamoci forte, partiamo. Però una cosa volevo aggiungere, e questa ci tengo. Io sono stufo di vedere gente che va a fare le prediche sulla pelle dolorosa degli altri. Questa è la verità, ma noi glielo dobbiamo testimoniare come nostra speranza. Non dire all'altro, stai tranquillo, perché poi bisogna viverci 30 anni a fianco a loro. La speranza la si testimonia, dopodiché la persona, come mi è capitato, mi ha detto Don Carlo, padre di famiglia di 4 figli, moriva con un carcinoma. Don Carlo, per favore, mentre muoio, mettimi in Ave Maria di Lourdes, ma me l'ha detto lui, non sono io che gli vado a dire a lui, stai sereno che mentre muori ti metto l'Ave Maria di Lourdes, ma va quel paese e mi risponde e farebbe bene. E farebbe bene. La speranza la dobbiamo testimoniare, e testimoniare questa speranza è l'arte più difficile, è l'arte più difficile. Ma Gesù di fronte a Lazzaro si è messo a piangere e non ha fatto teatro, non è che si è messo a piangere tanto che sapeva che lo avrebbe risolto, perché se facciamo dell'esperienza della sofferenza di Gesù un teatro generiamo ateismo. Ateismo. Quindi una parola che passa attraverso il nostro Stabat Mater dolorosa. Allora, grazie. Non so se c'era qualcuno che ha detto questo canto. La trasmissione di questo
adesso potrei tutti stare seduti un altro momento, perché abbiamo la benedizione di questi Tau che Padre Angelo adesso vorrà regalare alle persone, ma una risposta anche dal cantico di Fatesole che io invito a tutti in silenzio ad ascoltare mentre ce lo legge Don Carmine Alice. E oggi mi sembra che la parte che abbiamo vissuto di questo cantico di Fatesole è la parte di Laudato Si, Signore persona nostra morte corporale. Quindi invito proprio un silenzio massimo, che avesse il cellulare ancora che non ha spento, lo spegnesse o mentre lo silenziasse, e pur seduti ascoltiamo il nostro padre Don Carmine e leggere questo cantico di Fatesole. Altissimo, onnipotente e buon Signore, tu è sole laude, la gloria e l'onore e ogni benedizione. A te solo, Altissimo, sei confaro, e null uomo è ne degno di ventovare. Laudato sia il Signore con tutte le tue creature, specialmente ne sono fra te sole, lo quale giorno e ti illumini noi per lui. Eterno è bello e traviante con grande splendore, de te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia il Signore per sola luna e le stelle, in cielo le formate clarite e preziose e belle. Laudato sia il Signore per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia il Signore per sola acqua, la quale è molto utile, tune e preziosa e casta. Laudato sia il Signore per frate fuoco, per lo quale allumini la notte, eterno e bello, e ti occulto e robustoso e forte. Laudato sia il Signore per sola nostra madre terra, la quale ne sostenta il governo e produce diversi frutti con coloriti flori e terra. Laudato sia il Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmità e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da te Altissimo siano incoronati. Laudato sia il Signore per sola nostra morte corporale, dalla quale un uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che si troverà nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete il Signore, ed ringraziate e serviteli con grande umiltà. Grazie.